Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, mercoledì 1 gennaio. Ariete, mettete da parte i vostri desideri di elogi e cominciate con rimboccarvi le maniche. La luna in quadratura con Urano vi porta fuori rotta. I vostri pensieri sono quanto mai instabili ed il controllo totale non è proprio alla vostra portata. Toro, con la luna in capricorno sarete indotti a viaggiare. Se non proprio fisicamente, di sicuro lo farete con l'immaginazione e con la fantasia. L'ispirazione non vi manca e con un po' di buona volontà i vostri sogni si tramuteranno in realtà. Gemelli, a poco ritroverete alcuni punti fermi fondamentali che ad un carattere ballerino come il vostro sono sicuramente di grande aiuto. Nel frattempo cominciate a mettere in pratica con tempismo i vostri buoni propositi per il nuovo anno. Cancro, l'imprudenza della luna opposta a Giove potrebbe ricondurvi verso cattive amicizie, ma ricordate che chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Il vostro infallibile intuito per oggi sembra non funzionare a menadito, perciò contate i vostri passi. Leone, quando le cose non seguono alla perfezione i soliti piani infallibili, vi sentite forse un po' sperduti, ma voi amate moltissimo il senso dell'avventura e poi il vostro spirito di adattamento vi darà una mano ad adottare nuove ed anche migliori strategie. Vergine, se ultimamente avete lavorato da veri staccanovisti, potrete anche decidere di prendervi una pausa. La luna in trigono vi invita a festeggiare. Ecco quello che avete imparato nel vecchio anno: saper godere delle cose giuste al momento giusto. Bilancia, i festeggiamenti del Capodanno alla lunga vi stancano e potreste irritarvi per un non nulla. Siete sotto il tiro della quadratura Luna-Marte. Prendete le cose con più calma e leggerezza o non riuscirete a godervi nemmeno un momento di pace. Scorpione, il nuovo anno incomincia sotto il buon auspicio della Luna nell'amico Capricorno, che vi aiuterà ad essere concreti e concentrati come non mai. Chi fa da sé fa per tre, dice la saggezza antica, e voi sapete che qualcosa di vero c'è di sicuro. Sagittario, il cenone di Capodanno forse non è un'occasione molto romantica per stare da soli con la vostra dolce metà. Ma potrete rifarvi più tardi. Avete bisogno di progetti concreti da portare avanti insieme. Lasciatevi guidare dai sentimenti. Capricorno, gli astri non vi lasciano un momento di tregua e la vostra vita sembra prendere un ritmo davvero vertiginoso, non per questo però spiacevole. Plutone amplifica la voglia di avventura e Mercurio vi rende già pronti ai cambiamenti improvvisi. Acquario, per il momento l'inizio del nuovo anno vi sembra un po' piatto e monotono, senza quel pizzico di novità che vi occorre per non annoiarvi. Tuttavia potrebbe essere un momento molto adatto per pianificare il futuro e le relative mosse da fare. Per finire, i pesci, con la luna in transito in un segno benevolo, le amicizie non vi mancano e la possibilità di farne di nuove riaccende il vostro entusiasmo. Utilizzate il carisma mettendovi in gioco al 100% in ogni situazione, senza risparmiarvi.